sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, la vita, e la vita le vela, le vela, basta avere l'ombrella, l'ombrella, che ti para la testa, sembra un giorno di festa. Ed è bravissima, bellissima, abbiamo aperto quest'oggi con una voce meravigliosa, lei si chiama Mara Cacia e la ritroveremo nel prosieguo della Vita è Bella, perché dopo faremo con lei una bellissima intervista e presenteremo il suo inedito, perché è una cantante, cantautrice, insomma vi spiegherò tutto più tardi. Buon pomeriggio alla Calabria intera, buon pomeriggio a tutti coloro che ci seguono nelle repliche, a tutti coloro che ci
ci seguono poi su internet quando mettiamo le puntate. Grazie, grazie, veramente grazie a tutti, perché ci scrivete tantissimo, ci seguite in molti. Noi il 23 di aprile termineremo l'avventura della vita è bella. Tantissime sono le richieste per partecipare alla nostra trasmissione, ma ahimè siamo veramente agli sgoccioli, però poi sicuramente riprenderemo, avremo altre occasioni per potervi conoscere, per potervi incontrare. Io intanto vi faccio vedere sul nostro tavolino i premi che il signor Franco, che è qui ma non vuole apparire, ai 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 signor Franco, che ha vinto il premio del gioco della scorsa settimana, delle scorse settimane, ovvero il gioiello del maestro orafo Michele Affidato, la crema della Restylane della dottoressa Lacava e un buono di 500 euro offerto da Linea Meri per la bellezza di 9 trattamenti da effettuare nel punto di Catanzaro, quartiere Lido. Detto questo, amici della vita è bella, io andrei oggi a svelarvi subito il primo ospite della giornata, ma prima voglio ringraziare come sempre per il mio look sempre più, diciamo così, intrigante, ecco, Punto Rosa assoverato, grazie, grazie mille alle amiche di Punto Rosa e grazie mille ovviamente a Starace Collection che si trova invece a Catanzaro, quartiere Lido. Grazie a tutti voi per essere stati accanto a me in questa bellissima avventura della vita è bella e poi ovviamente come dimenticare le gioie del maestro orafo Michele Affidato. Grazie anche al maestro orafo crotonese Michele Affidato. Detto questo, vediamo subito chi è il primo ospite di oggi. Ebbene sì, lei è un'artista bella, bella come il sole, un'artista veramente in tutti i sensi. Grazie per avermi invitato in questa trasmissione interessantissima. E grazie a te, cara Sonia Versa, di aver accettato il mio invito, perché io sono venuta a conoscenza ovviamente della tua esposizione, insomma della tua mostra che è avvenuta a fine marzo Catanzaro, a Catanzaro. È andata molto bene, bellissima, sì, è stata. Tanta gente. È stata una bellissima esperienza perché ho potuto conoscere i catanzaresi ancora di più. Perché tu sei non propriamente catanzarese, di dove sei? Partiamo Io da questo. Sono nata a Catanzaro ma sono di Caminia. Caminia in provincia di Catanzaro, località sul mare ovviamente, sì, sì. Ecco, noi ci rivolgiamo ovviamente a tutta la Calabria. Caminia è un posto bellissimo qui in provincia di Catanzaro che si trova sul mare. Sì, vero. Si trova sul mare, è una baia, una conca caratteristica, piccolina, racchiude un mare fantastico, verde, blu, i colori del tramonto si rispecchiano. E quando è un po' arrabbiato il mare? Si rispecchiano le stelle. E quando il mare è arrabbiato si prende, diciamo, le sue rivincite, i suoi capricci. Esatto, diciamo. Tu sei una pittrice autodidatta che sì. Ti ispiri a Van Gogh. Ora vi spiego perché lei diventa pittrice, ma autodidatta, come hai fatto da autodidatta? Ma niente, era un momento di crisi esistenziale, come ce li abbiamo ognuno di noi, ovviamente. Sfino a chiunque non abbia passato un momento di crisi anche nell'adolescenza. Tuttora ce li abbiamo sempre tutti. Sì, più o meno, più tanto l'adolescenza tormentata da queste crisi esistenziali, così inizio a un certo punto a dargli una forma a questo mio, a questa mia forma di malinconia. Tutto nasce da dei pennelli, alcuni pennelli, degli acquarelli, acquarelli comprati al supermercato e fare così i primi dipinti di Van Gogh, di Picasso. Cioè tu li imitavi? Eh sì, copiavo i quadri, le loro opere in fogli di carta normale. Poi mio padre piano piano ha iniziato: ma come sei brava, ma sei brevissima. Io mi sono così incoraggiata, dico, ma bravo, allora, bravo il papà, mio padre sono brava. Lui mi ha aiutato tanto. Attenzione al microfono, sì, ecco, siamo in diretta ovviamente, sì, perché ecco. Noi calabresi quando parliamo gesticoliamo, esatto. Beh, allora è bello. Quindi tuo padre ti incoraggiava? Sì, mi ha incoraggiato, così adesso
sono arrivata a dei punti in cui mi sento soddisfatta. E vediamo, vediamo regia, abbiamo qui dei quadri, vediamo appunto dei quadri che tu ci hai portato, vediamo sì. delle terrazze, vediamo il tuo amatissimo mare, insomma. Sì, sì, sì. E per arrivare a questo punto, quanto lavoro c'è stato, quanto esercizio? Io ho i momenti di fase creativa, infatti la notte, alcuni mesi dell'anno, non dipingo, altri mesi dell'anno invece dipingo per tutta la notte, per tutto il giorno, ne sforno una trentina a settimana. E così ma sempre il mare, hai sempre, sempre il mare, sì, perché il mare? Mi sono innamorata del mare, amo il mare, amo la mia, sono campanilista, mi piace molto Caminia. Perché mi sono cresciuta, perché lì ho sofferto, perché lì mi hanno visto le persone, abito lì e ho dato tutta la mia vita a Caminia. Ma anche le persone che vengono a mare a Caminia non possono non amarla. Allora io, per compiacere a me stessa e per compiacere anche agli altri, dipingo Caminia. Prima per me stessa, ripeto, e poi anche per... E anche per gli altri, perché sì. hai avuto dei bei riconoscimenti, soprattutto ultimamente. Io infatti sì. ti ho voluta sia come rappresentante donna calabrese, autodidatta, e questo ti fa sì. assolutamente onore. Grazie. Ma ovviamente ne parliamo di Striscio perché non è l'argomento principale oggi della nostra intervista, però io vorrei che tu, da donna che è passata attraverso i meandri, lo possiamo dire, della depressione, sì. di una sorta di malinconia, che è una malinconia che poi ti accompagna forse sempre, giusto? Sì. Ci sono fasi più acute, fasi meno acute, però sì. è sempre presente. Tu sei riuscita ad incanalare questa tua malinconia, questo tuo malessere all'interno dei tuoi quadri. Penso che ognuno di noi abbia momenti di malinconia, abbia una parte artistica in sé che non viene svelata perché ci preoccupiamo troppo del vicino di casa, ci preoccupiamo troppo di quel parente, di cosa pensa male, uno, eccetera. Ecco. Invece noi dobbiamo cercare una parte artistica di noi che è dentro di noi e la dobbiamo solamente scoprire. Può essere il teatro, può essere uno sport, può essere la qualsiasi, e dedicarci a noi stessi e all'arte soprattutto come accompagnatrice di esistenza, perché l'arte è bella, perché l'arte è una cosa, è l'arte è vita, quindi la vita è bella perché c'è l'arte, meno male che abbiamo l'arte. Senti, un messaggio, perché poi vedi i tempi della nostra trasmissione sono molto ristretti, un messaggio alle tante fortunatamente persone che seguono la nostra trasmissione. La depressione è stata definita un po' il male dei nostri tempi, no? Il male del secolo. Vuoi lanciare un messaggio alle persone che ti stanno guardando, un messaggio di incoraggiamento, quello che vuoi, prego. Non abbandonatevi mai nei momenti di tristezza, non abbandonatevi mai nei sentimenti di angoscia, perché possono essere fonte creatrice di nuovi possono essere fonti di ispirazioni per tante opere, per tante produzioni che anche voi vi stupirete di voi stessi. Sono grazie, questo. Grazie Sonia Versa, grazie, bravissima, puoi restare qui con noi, grazie veramente per aver accettato il mio invito, seguite ovviamente il suo consiglio e provate anche voi ad incanalare la vostra energia in qualcosa che vi piace, ma noi andiamo ad incanalare la nostra attenzione assolutamente alla dottoressa Racava. Dottoressa Racava, sono Angela da Catanzaro. Le iniezioni di acido ialuronico possono essere fatte per sempre? Certo, possono essere fatte per sempre. La signora non ha seguito le nostre trasmissioni precedenti, ma l'acido ialuronico, oltre ad avere un effetto di correzione delle rughe, può essere utilizzato come un rivitalizzante, quindi idrata la pelle e non può far che bene, quindi possiamo farlo per sempre. Veronica da Isola di Capo Rizzuto. Dottoressa, ho delle macchie al viso, mi è stato detto che ho un melasma, ho fatto tanti peeling con pochi risultati, solo un lieve schiarimento, cosa potrei fare per il mio problema?
Allora, melasma, cloasma, diciamo che sono difficili da trattare. Ormai diciamo che con l'avvento di molti cosmesi, cioè sostanze, trucchi, molte creme, molti, anche i profumi che vengono utilizzati, la pillola, gli antibiotici, anche alcuni antistaminici, cioè alcune sostanze che noi ingeriamo e non sappiamo, non andiamo a leggere il libretto illustrativo dove c'è scritto fotosensibile. Fotosensibile significa che se noi mettiamo quella crema o assumiamo quel farmaco e ci esponiamo al sole, purtroppo la nostra pelle si macchia. Si macchia in un modo particolare, quindi a farfalla sulla fronte, i baffi, sugli zigomi, ci sono delle zone ben precise e queste macchie vengono indicate con nome di cloasma o melasma, e spesso si ha anche in gravidanza, perché in gravidanza si ha un'alterazione ormonale, pazienti che prendono la pillola, e per schiarirli in genere diciamo che i laser non danno ottimi risultati su queste macchie, su questi tipi di macchie. Possiamo anche i peeling possiamo schiarirli un po', ma non eliminarli. Io nella mia esperienza ho solo un peeling che mi dà ottimi risultati, un peeling spagnolo, il Dermo Amelan, che necessita anche di un trattamento domiciliare. In effetto diciamo che chi va a fare questo peeling deve sapere che per almeno 5 giorni la pelle si spellerà, quindi dal punto di vista sociale deve capire che avrà un po' di disagio, però gli effetti sono ottimi. Ho avuto ottimi risultati sul melasma e sul creasma solo con questo peeling. Chiara da Soverato le chiede: ho fatto le labbra, avevo chiesto un prodotto specifico per le labbra, ma il medico mi ha detto che lui utilizza un acido ialuronico che può essere messo in qualunque parte del viso, ovunque. È giusto? Esiste un acido ialuronico specifico per le labbra? Abbiamo parlato ampiamente di acido ialuronico, chi ci ha seguito sa che ci stanno vari tipi. Ho sempre detto che intorno al 1990 è nato questo acido ialuronico, questa scoperta eccellente per la medicina estetica. L'evoluzione, la ricerca di mercato e comunque la richiesta di mercato ha fatto sì che siano stati prodotti tanti acidi ialuronici in base alle nostre esigenze, le esigenze dei pazienti, ovviamente le esigenze dei medici. Ognuno di noi nello studio lavora come meglio sa, come gli viene meglio. Ovviamente magari questo collega si trova bene con un tipo di acido ialuronico che vuole utilizzare quello. Io nella mia esperienza, nel mio studio, in genere tengo un acido ialuronico per ogni tipo, perché mi piace utilizzare per le labbra quel tipo di acido ialuronico piuttosto che un altro, per gli zigomi quello, per i solchi lacrimale quello, e ovviamente se ci stanno degli acidi ialuronici dedicati per dei distretti specifici del nostro viso, c'è anche l'acido ialuronico per il corpo, per rialzare i glutei, quindi ovviamente se sono stati prodotti tanti tipi di acido ialuronico un motivo c'è. Simona da Squillace: ho sentito parlare di Rhinofiller, è vero che con questa tecnica si possono sistemare dei difetti del naso senza intervento? Abbiamo fatto una trasmissione sul Rhinofiller, sì, ebbene sì, non tutto, ovviamente ha dei limiti, se io mi trovo un setto nasale deviato o comunque mi trovo un naso estremamente grande, non posso migliorarlo, ma non posso avere ottimi risultati. In genere diciamo che alzando la punta con una tecnica che mi porta a migliorare, a creare dei giochi di luce, sembra un paradosso, però io iniettando, cioè mettendo della roba dentro per correggere degli anestetismi, do un'illusione ottica di ridurlo. Chi ovviamente ama l'arte, la pittura, capisce quello che sto dicendo, cioè io vado ad alzare un po' la punta, a togliere la gobbetta e poi alla fine mi ritrovo con un naso che sembra più piccolo. Infatti spesso mi dicono: dottoressa, ma è più piccolo, lei ha messo dell'acido ialuronico ma il mio naso si è rimpicciolito. Sembra una cosa strana, ma è così. Federica da Villa San Giovanni: a quanti anni si può iniziare a fare dei trattamenti di medicina estetica?
Allora, trattamenti di medicina estetica. Bisogna vedere cosa intendiamo per trattamenti di medicina estetica. Io ho delle ragazzine che a 12 anni hanno il baffetto e quindi le mamme vengono da me, dottoressa, facciamo il baffetto, magari gli metto un po' di crema anestetizzante prima per non farle sentire un po' il fastidio del laser, e quindi anziché andare a fare la ceretta oppure fare un qualcos'altro per togliere questi peli sul baffetto, che magari sono anche fastidiose, ogni giorno le bambine fra di loro si prendono anche in giro, andiamo a fare il laser. Quindi parliamo di dodicenne, o la diciottenne che viene, ecco, a fare rimpolpare un po' il labbro superiore perché se lo vede piccolo. Io dico sempre una cosa bella che mi è successa: è una nonna settantenne con la nipote diciottenne che hanno diviso una fiala di acido ialuronico per rimpolpare un po' le labbra. O comunque a 18 anni può capitare la ragazzina che non vuole fare l'intervento al naso e vuole fare il rinofiller. E poi c'è la signora ottantenne che viene da me perché ha le macchiette, il cosiddetto lentigo di cui abbiamo parlato, che vuole tolta la macchietta, quindi o comunque fare dei trattamenti per migliorare la pelle, un po' di laser, un po' di fotoringiovanimento. Diciamo che ormai si parte da età giovane fino all'età adulta, e questo io sono convinta che la sfera delle richieste sarà sempre maggiore, perché io che attualmente ho 50 anni, ovviamente quando ne avrò 80 continuerò a fare i miei trattamenti di medicina estetica. Quindi quella sfera di persone, anche se andranno avanti con l'età, sperando che stiano bene, avranno sempre la necessità di farle. E ovviamente c'è una richiesta anche dall'altra parte di ragazzi giovani che si avvicinano a queste, alla medicina estetica. E ringraziamo anche per questa settimana la dottoressa La Cava. Continuate a scriverci, la ritroveremo la prossima settimana, e per noi la vita è bella continua. Oggi amici a casa, perché il nostro ospite all'improvviso, l'ospite che sto per presentarvi, ha deciso che voleva un caffè, quindi c'è stato un po' di trambusto. Io ovviamente, parlando di eccellenze, io ho preparato il caffè Guglielmo, il momento caffè Guglielmo ce l'avremo tra pochissimo, ma parlando di eccellenze calabrese ovviamente parliamo di lui. Prego regia. La vita è bella, voi forse non lo sapete, ma oggi io e questo ragazzo, ora ve lo presento, avete già visto insomma la clip introduttiva, più o meno avete capito che cosa fa, di che cosa si tratta. Io e lui oggi festeggiamo 10 anni. Buono il caffè? Ottimo, benissimo. E qualche altra, insomma, io ho parlato di eccellenze calabresi, ovviamente ho presentato te, ma noi oggi festeggiamo 10 anni per te. È vero, 10 anni, sono passati 10 anni. Vogliamo spiegare ai nostri amici a casa che non sanno il perché festeggiamo questi 10 anni e te? Perché sei stata la prima a intervistarmi in Calabria nel programma La Parola Rispetta al Telespazio, quando la vecchia struttura. Esatto, quando fu un'intervista, mi ricordo, molto bella. Tu eri un ragazzino alle prime armi, diciamo. Oddio, sì, diciamo che avevo iniziato da poco, quindi avevo iniziato da 2-3 annetti, quindi diciamo che ti ho raccontato ben poco di quello che era l'intro, insomma, del mio lavoro, che è tutt'oggi. Ecco, tu oggi sei io ti definisco make-up artist, ma è riduttivo, perché non sei solo questo, perché tu oggi hai un brand assolutamente internazionale, ti occupi di bellezza
sotto tantissime sfaccettature, tantissimi punti di vista, non soltanto per ciò che riguarda il trucco. Vuoi dire ai nostri amici che cosa fai proprio? Perché fai tantissime cose e qualunque cosa io possa dire sarebbe riduttiva. Tu nasci con questa vena artistica spiccatissima per il trucco, per il make-up, e poi si trasforma come? Sì, allora... Dire quello che faccio in un pomeriggio, dire esatto. quello che faccio in pochi minuti è un po' difficile, però cercherò di riassumere il tuo concetto che hai iniziato inizialmente. Io mi occupo di make-up come mi sono sempre occupato, poi negli anni ho sviluppato anche l'area comunicativa di questo settore, perché questo settore io mi definisco più un designer che un make-up esatto. artist. Il designer è quella persona che riesce a sviluppare, che riesce a creare tutto ciò che è arte in comunicazione. Quindi bene o male negli anni ho avuto la possibilità di collaborare con moltissime aziende nazionali e internazionali che mi hanno portato a sviluppare diversi progetti di varie entità. E quindi è bello sempre raccontare quello che è il mio lavoro, raccontare quello. Poi siamo in un programma dove si chiama La vita è bella. Esatto. Tu oggi collabori, siamo in un programma La vita è bella, quindi la bellezza, insomma, con te oggi è assolutamente rappresentata. Tu collabori con tantissime aziende nazionali ed internazionali oggi, dal comparto moda. Come creatore, ti occupi di campagne pubblicitarie della haute couture, insomma, sei diventato veramente un personaggio internazionale. Quanto è rimasto in te del ragazzo che è partito tantissimi anni fa da Catanzaro, dalla Calabria? Ma secondo me è rimasto tutto. Ecco, perché molti, sai, no, quando vanno un po' fuori, no, un pochino, anche quando raggiungono magari determinate vette, determinati... Sì, da quello sai, quello perché dipende. Secondo te, siccome io e te siamo amici, insomma, me lo puoi spiegare? Ma certo, perché sai, uno pensa che... io dico sempre che non si arriva mai, anche quando una persona è arrivata, quando una persona ha raggiunto un traguardo elevato nel settore, bisogna stare sempre con i piedi a terra. Grazie. E bisogna ricordarsi sempre da dove si è partiti, e bisogna ricordarsi sempre che l'umiltà e la semplicità sono le armi vincenti. Quanto mi piace questo ragazzo. Senti, Raffaele, che cos'è oggi per te la bellezza, ed è cambiato nel tempo il tuo concetto di bellezza? Guarda, la bellezza è una parola così semplice ma complessa nel suo stato, perché la vera bellezza non esiste. La bellezza è l'armonia dei lineamenti, l'armonia dei lineamenti. Anche una casa può essere bella, ma se ben arredata, cioè se tutto fatto con buon gusto. Come no? Noi siamo delle persone che con l'abito giusto, la pettinatura giusta, il trucco giusto, i colori giusti, in maniera un po' anche costruttiva, cioè noi dobbiamo creare una vera e propria costruzione della nostra immagine attraverso il buon gusto. Quindi ecco, la bellezza è quella costruzione di vari elementi che messi assieme si coniugano, parlano lo stesso linguaggio, è così che la bellezza si riassume nell'armonia dei lineamenti. Quindi non necessariamente legata all'età, no? Perché spesso si dice giovinezza uguale bellezza, però noi ci siamo rivisti dopo 10 anni. Io sinceramente ti ho rivisto assolutamente molto 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 più bello rispetto a 10 anni fa. Non è che magari lo diciamo anche per le signore a casa, no? Perché noi donne particolarmente, con anche gli uomini hanno le crisi di mezza età, però diciamo noi donne con il passare del tempo un pochino diciamo già 40 anni o già 50 anni invece possiamo anche noi costruire la nostra bellezza e migliorare nel tempo. Guarda, io ti dico sempre, c'è un mio motto che io
reclamo sempre in ogni mia intervista. La bellezza non ha età, l'importante è saperla portare con un giusto equilibrio. Con un giusto equilibrio, però io ti devo fare assolutamente, il tempo qua, la vita è bella, certo, hai visto? Sì, è sì, tiranno, sì, tiranno. È strettissimo. Però ti devo fare una domanda, tutorial su internet. Ah, bella. Questi domanda. Tutorial che insegnano il trucco in 3 secondi, che cosa ne pensi? Guarda, allora, i social oggi sono funzionali, sono molto diretti, sono molto concreti e funzionano molto bene. Bisogna sempre avere l'idea giusta di cosa andare a vedere. Ecco. Cioè, nel senso, non tutto è esatto, cioè bisogna avere quella cultura giusta per andare a cercare il video giusto affinché ci possa dare delle soluzioni, delle ispirazioni concrete. Che tu sei social? Io sono molto social, sì. Dove ti possono trovare magari le persone che ci stanno guardando in questo momento? Mi possono trovare sul tuo profilo, sul ovviamente. Sul mio profilo normale, il mio nome e cognome è normalissimo, il mio profilo Facebook. Per chiederti anche dei consigli. Tu pensi di dare, di fare dei, perché tu fai dei corsi anche oggi. Sì, io quindi faccio dei corsi di formazione, ne tengo uno precisamente domenica, lunedì e martedì in Calabria, Reggio Calabria. Ah, benissimo. Sì. Quindi insomma, sei sceso appositamente per sì, questo, Raffaele. Sì, sì. Io spero di avere un'altra occasione, certo, per poterti intervistare, perché mi ricordo che facessi già all'epoca un trucco meraviglioso in onda e io vorrei parlare con te tantissimo, perché quando si parla di bellezza necessariamente non si può non parlare di Raffaele Squillace. Grazie mille. Grazie a te, ti ringrazio dell'invito, non mancherà occasione per incontrarci e parlare ancora di moda, di tendenza, di bellezza. Avremo modo, ce la studieremo per bene. Oggi è, certo, la prima toccata e fuga. Grazie mille a Raffaele Squillace, e per noi La vita è bella continua. La Fioreria Frustaci è specializzata nella vendita al dettaglio di fiori e piante e negli addobbi floreali per matrimoni. Opera a Taverna in tutta la provincia di Catanzaro dal 1979. Si avvale di qualificati collaboratori, accomunati dalla passione per i fiori. Tutti i giorni una vasta scelta di fiori freschi, piante, composizioni su qualsiasi tipo di base, fiori artificiali, oggettistica e complementi d'arredo, garantendo una consegna puntuale ovunque in Italia. Ogni creazione è per noi un'opera esclusiva, originale e unica. La vita è fatta da tante piccole gioie. La vita è fatta da tante piccole gioie. Michele Affidato, orafo. Guglielmo, troppo buono per aspettare. Da più di 20 anni, la Serfunghi di Luigi Calabretta seleziona con attenzione i migliori funghi, risorse naturali della nostra terra. Li lavora con metodi tradizionali per conservare l'autentico, inimitabile sapore dei nostri prodotti. Serfunghi di Luigi Calabretta è garanzia di genuinità e affidabilità. La Serfunghi effettua vendite all'ingrosso in Italia e all'estero e vendita al dettaglio nel punto vendita di Corso Umberto I, località Calvario, a Serra San Bruno. Da noi troverai tutto l'anno funghi secchi, sott'olio e surgelati, oltre alle numerose specialità locali pronte da gustare. Tutti i prodotti sono privi di conservanti e accuratamente controllati. Serfunghi di Luigi Calabretta, l'eccellenza dei sapori direttamente alla fonte. Telefono 0963 77 23 53.
officina del pesce. Il pesce più fresco passa prima da noi. La Opi Monte, situata a Polistena, nel cuore della piana di Gioia Tauro, tratta prevalentemente kiwi ed agrumi, destinati al mercato del fresco e alla grande distribuzione sia sul mercato nazionale che sui mercati internazionali. Il kiwi di Calabria è il frutto per eccellenza della Opi Monte ed ha subito incontrato un notevole successo grazie al clima e al terreno ottimali. Arance, clementine, mandarini e il kiwi di Calabria. Opi Monte, l'eccellenza arriva dalla nostra terra. Il caseificio Stirparo Francesco produce formaggi secondo le antiche usanze calabresi, con latte proveniente esclusivamente dal Crotonese. Una vasta scelta tra pecorino alla rucola, alle noci, pepato, pecorino al pepe nero, alle olive e su richiesta al pistacchio. Provola, ricotta bianca salata che viene sottoposta a salatura ed essiccata in modo naturale per 2 mesi, pepata e affumicata. Caseificio Stirparo Francesco, il gusto delle antiche tradizioni contadine. Pomeriggio ricchissimo qui alla Vita è Bella e come promesso conosciamo Mara Cacia, bravissima, voce ciao meravigliosa. Ciao Simona. Ciao, benvenuta. Grazie per questo invito. Grazie a te per aver accettato l'invito e partiamo subito con l'intervista perché poi voglio assolutamente far vedere il tuo meraviglioso video che è appena uscito con il tuo inedito. Quando hai iniziato a studiare canto, Mara? Allora, diciamo che la passione per la musica, dico sempre che è nata con me. Perché già da piccolissima, qualsiasi cosa, tipo un telecomando, una spazzola, la immaginavo come un microfono. Un microfono, sì. E poi però mi sono avvicinata seriamente alla musica all'età di 13 anni. 13 anni, sei ancora giovanissima, quindi voglio dire, da piccolissima hai iniziato... Sei giovanissima, tra l'altro mi permetto di dirlo, noto una certa somiglianza con Laura Pausini quando era piccolina, più piccolina, te l'hanno mai detto? Sì, per fortuna. Senti, perché hai iniziato poi ad un certo punto, suppongo che tu all'inizio fossi interprete, poi certo. Perché hai iniziato a scrivere dei testi tuoi? Perché adesso ho la necessità di cantare dei miei brani. Tutto ciò scritti che nasce dal mio cuore, dalle mie mani. Hai scritto soltanto il brano che andremo ad ascoltare tra pochissimo? No, ne ho scritti altri che usciranno presto. Ah, che bello. Sì. E noi ti ci seguiremo. Stiamo già lavorando. Anche perché è una promessa. Lei si sta avvicinando adesso veramente in modo proprio professionale al mondo della musica e abbiamo deciso che quando diventerai famosissima, perché te l'auguriamo con tutto il cuore, tu tornerai qui certo. Da me, come una ha fatto Raffaele Squillace. Ecco, una promessa. Sì. Quindi tornerà qui alla Vita è Bella. I tuoi testi sono autobiografici, però avrai anche, non sono tutti autobiografici? No, adesso, fino ad oggi, quelli che ho scritto no. Ah, ecco, quindi quello che... Perché io quando ho ascoltato il tuo inedito ho detto chissà se si sta rivolgendo a qualcuno. No, è un brano che ho scritto parecchi anni fa. Insieme ad altri brani. Chi sono i tuoi collaboratori? Chi sono? Allora, io ho avuto la fortuna in questo brano di collaborare con Antonio Iammarino, che è anche autore della canzone La borsa di una donna, presentata a Sanremo da Noemi. E invece per quanto riguarda l'arrangiamento ho avuto la fortuna di collaborare con Vitaliano Alfieri, tastierista, voglio salutarli certo, perché ci stanno guardando. Luciano Calabrese, chitarrista, Antonio Pastina, bassista, e anche Stefano Marazzi, lui sta a Roma, non è di Catanzaro. Quindi già sei proprio proiettata verso, insomma, un respiro più nazionale. Facciamo una cosa, guardiamo subito il tuo video e poi torniamo per la domanda finale. Prego regia, grazie. Thank you.
semplice, perché si può sbagliare diventando più forti. Per questo oggi scelgo me, mi riprendo il tempo che ho perso ad aspettarti. Adesso buona fortuna, ricordo, non dimentico, se cado non dimentico. Bravissima, bravissima Mara Caccia, potremmo vedere poi il video per intero anche su YouTube. Volevi salutare qualcuno? Così poi sì, io vado subito in cucina. Volevo anche ringraziare lo studio di registrazione Medialand che mi ha registrato questo brano, il mio videografo ufficiale, cioè lo spero che anche lui sarà d'accordo, Giuseppe Cristiano, e volevo ringraziare anche te per grazie mille, grazie a te, grazie Mara Caccia, bravissima, e noi andiamo subito in cucina, subito. E siamo tornati, carissimi amici di La Vita è Bella, a Il Piatto è Giusto con la carissima Valentina Amato e con Maria Teresa Stirparo, che del caseificio Stirparo a Steccato di Cutro in provincia di Crotone, che è tornata a trovarci. Ciao, ciao, ciao cara Maria Teresa, com'è andata la tua scorsa partecipazione? Benissimo. Oh, ci hanno visto in tantissimi. Sì, sì. Che cosa hanno detto al caseificio Stirparo? Erano tutti molto contenti. Oh, li salutiamo il nonno che ha detto, ti ha visto? Brava. Si è commosso. si è commosso quando ha visto Maria Teresa in televisione, si è commosso, lo salutiamo, parlavamo la scorsa volta del nonno, il nonno che si chiama Salvatore Stirparo, che è stato il promotore poi del caseificio, ripreso poi dal figlio Francesco, del giusto? Detto. E adesso c'è anche la cara Maria Teresa che porta avanti la tradizione di famiglia. Ma tu, cara Valentina Amato, che cosa vuoi preparare per gli amici della Vita è Bella? Mi stavo portando avanti, ti ho vista zitta anche se sentivo un piccolo vagito di Ludovica e Andrea, insomma, che cosa ci stai preparando? Allora, cara, oggi prepariamo una cheesecake al bicchiere. Andiamo a leggere gli ingredienti. Salata. Allora, pecorino alle noci, ovviamente Stirparo. Del miele, del tancarré, del burro, le noci e una pera. Ci sta come il cacio sulle pere, giusto? Sì, Cacio, miele, hai associato un pochino veramente tutto, brava sì, sì. Valentina. Sì, in effetti il pecorino crotonese. Sono dei sapori classici, però li abbiamo rivisitati, diciamo, li abbiamo messi insieme grazie a una cheesecake. Benissimo, tu continua pure. Maria Teresa, abbiamo detto che utilizzeremo, eccolo, qua lo facciamo vedere sempre, parlavamo la scorsa volta del logo, no? Di questo signore con le mani nel latte. Quest'oggi facciamo vedere il pecorino crotonese alle noci. È una particolarità. Sì, è una particolarità che sta dentro tutta la noia ormai, cioè da poco tempo, da qualche anno noi ci siamo espansi in questa produzione. Infatti è esclusivamente latte che proviene dagli allevatori della zona, quindi del crotonese. Viene modellato poi, dopo essere stato pastorizzato, con le mani appunto gli danno questa forma cilindrica, con all'interno, come dicevo, le noci. Senti, la gente come ha accolto questo prodotto? Bene, bene, molto bene. Noi infatti nel nostro punto vendita lo vendete sì. Bene. Senti, i punti vendita me li vuoi ricapitolare? Intanto io poi ora farò vedere altri formaggi qui, soprattutto amici a casa. Io, scusate, ho una predilezione per questo, per il pecorino alla rucola. Come va questo come prodotto? Anche molto bene. Lo sapevo, immaginavo, perché insomma associamo il formaggio poi con la verdura. Con la verdura. Quindi, insomma, piace tantissimo. Ne vedete qui il caseificio Stirparo, veramente non ci fa mancare nulla ogni volta. E stavi dicendo i punti vendita, dove sono situati? Uno è situato nella località di Botricello, in via Nazionale, sulla statale 106, e gli altri due sono situati esclusivamente a Steccato o sulla via del mare. E poi comunque ci troviamo anche nei mercatini del Catanzarese e soprattutto anche in altre parti della Calabria, anche al nord, in alcuni punti vendita al nord. Ah, ecco le eccellenze calabrese e calabresi che vanno fuori. E poi stiamo cercando di espandere la nostra produzione anche all'estero. Bravo.
brava. Oh, noi ve l'auguriamo veramente. Grazie. Tanto, perché i vostri prodotti sono meravigliosi. Un'azienda a respiro familiare che però sta cercando di espandersi all'estero. Bravi, veramente bravi. Complimenti al signor Francesco, ci starà guardando e lo salutiamo. Intanto tu, cara Valentina. Allora, io sto mettendo a sciogliere del burro. Sapete che la cheesecake classica si fa con il burro di base e con la farina. Noi invece di utilizzare, facciamo una ricetta ovviamente molto molto veloce, quindi utilizziamo del pain carré. In genere si fa con i biscotti per quanto riguarda il dolce. Noi utilizziamo ovviamente del pain carré, potremmo usare delle fette biscottate, dei cracker, qualsiasi cosa di neutra ma salata. Quindi andiamo a sciogliere il burro, andiamo ad inserire i quadrotti di pain carré, così li facciamo tostare e li andiamo poi a sistemare nel bicchiere. Faremo gli strati ovviamente, come si usa fare nella cheesecake. Quindi ovviamente tutto con le padelle della MMC Martica, che padelle, salutiamo. Coltelli, vedi, ci abbiamo un po' tutta l'attrezzatura. Ma il bicchiere da cocktail, ecco. Useremo questo bicchiere bellissimo per fare questa, appunto, questa cheesecake al bicchiere. Quindi chiamate gli amici della MMC Martica. Io, vedendo le tue noci, cara Valentina, non posso che pensare alla montagna e quindi ovviamente a Serfunghi, perché Serfunghi a Serra San Bruno di Luigi Calabretta, altro nostro amico sponsor che ci ha accompagnato in tutta l'avventura di La Vita è Bella da ottobre ad aprile, e noi lo ringraziamo veramente tanto. E abbiamo avuto Luigi Calabretta ospite nelle scorse settimane e ci ha illustrato i suoi meravigliosi prodotti. Intanto tu, cara Valentina, sei andata in un'altra padella. Sono perché? In un'altra padella perché mi vado a cuocere quello che sarà poi la guarnizione finale, quindi la pera con ovviamente un pochino di burro e un pochino di miele. Cara Maria Teresa, tornando al caseificio Stirparo, quanti sacrifici ci sono dietro un'azienda Tanti. Di famiglia? Tuo papà a che ora si alza al mattino? La notte, suppongo. Alle tre. Alle tre? Sì. E inizia a lavorare, ad impastare, sì, per poi poter... Sì, per la lavorazione, giustamente con l'aiuto dei nostri operai. Mamma mia, quanti sacrifici, veramente questa è la Calabria che ci piace, la Calabria che lavora, la Calabria che si sacrifica. Senti, invece per quanto riguarda i prodotti freschi, quindi non gli stagionati, ma proprio i freschi, 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 freschi. Tipo, ci vuoi elencare cosa ci avete portato quest'oggi? Mozzarella di bufala. Ecco. Volevo dire burrate. Sì, le burrate. Poi qui abbiamo una sfoglia che si può comunque farci. Mozzarella sfoglia, sì, a piacimento. E poi le mozzarelle normali. Buonissime. Qual è il tuo preferito? Posso chiedere? Le burrate. Le burrate. Ecco, infatti noi qui a fine trasmissione mi sa che faremo un piccolo picnic. Però vicino, giustamente abbiamo il pubblico qui che ride perché stanno tutti quanti aspettando di assaggiare i formaggi. Soprattutto ora che Valentina sta andando ad aprire, ovviamente, il pecorino alle noci. Facciamolo vedere all'interno, Valentina. Ecco. Poi se me ne vuoi dare un pezzetto io non mi offendo, però stavo dicendo che vicino a Stirparo, al caseificio Stirparo, troviamo i kiwi della Opimonte. Grazie Opimonte, al dottor Sorace, grazie al dottor Sorace per questi kiwi meravigliosi, queste arance che ci ha portato in trasmissione, limoni, Piana di Gioia Tauro. Grazie alla Opimonte, così come grazie dobbiamo dire ovviamente a Officina del Pesce di Vincenzo La Monica. Lo salutiamo. Intanto tu, io assaggio. Valentina. Amici, questa è la TV Verità, veramente TV Verità. Io sto assaggiando il pecorino alle noci del caseificio Stirparo. È assolutamente fantastico, qualcosa di meraviglioso. Non penso di non aver mai assaggiato un pecorino così buono. Se vuoi te l'apro una burrata, tanto qua ci guardano, siamo tutti pochi intimi, non ti preoccupare, possiamo aprirla e mangiarla. Intanto Valentina, tu, io, se mi lasci mangiare puoi parlare tu, grazie. Ok, allora, io sto andando già ad impiattare, perché mettiamo il nostro pan carré tostato con il burro, sotto facciamo uno strato, dopodiché andiamo a mettere il pecorino. E poi andremo a guarnire tutto quanto con
le nostre pere che anche sono già pronte. Pere, miele, insomma, cioè, ah, ecco qua il pecorino. Io intanto ricordo ai nostri amici Vinci con La Vita è Bella, una cucina da sogno, il nostro concorso su Facebook legata a Mobile Turi Point in via Lucrezia della Valle a Catanzaro. Ci siamo quasi, tra pochi giorni daremo alla foto che ha ricevuto più mi piace questa splendida cucina che state vedendo. Prego Valentina. Vado a guarnire con le pere caramellate con il miele e poi finiremo il tutto con una sbriciolata di noci. Io intanto, se tu permetti, scusa Maria Teresa, non vorrei essere maleducata, ma vuoi un pezzettino no, di... No, ma tu per contegno, insomma. Io invece non mi tengo più perché questo pecorino Sirpaaro è meraviglioso, con le noci è buonissimo. Vale. Spara, non è che mi fai partorire qui, no? Vale, se ti viene qualche voglia io direi di assaggiarlo, ti dico la verità. Adesso che si spengono le telecamere assaggialo, ma intanto facciamo un piccolissimo riepilogo per far vedere la ricetta ai nostri amici a casa. Vai Valentina. Allora, cheesecake con pecorino alle noci e pere. Quindi pecorino alle noci di Sirpaaro, pere, miele, pancarré, burro. Amici, io non so che altro dire, sto mangiando. Maria Teresa, tu vuoi salutare ancora tutti i componenti della tua azienda? Vuoi fare un saluto particolare? Il tempo a nostra disposizione sta per finire, prego. Vi saluto tutti e buon lavoro. Acquistate i prodotti della Sirpaaro. Acquistate i prodotti. E guardate che meravigliosa ricetta ha preparato la nostra Valentina. Io continuo a mangiare il pecorino alle noci e per noi La Vita è Bella continua.